Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi parleremo di una storia molto poco conosciuta, Olympic. Il RMS Olympic è stato il primo transatlantico della classe Olympic progettato da Thomas Andrews. Fu costruito dai cantieri navali di Hallam & Wolff a Belfast. Era conosciuto come vecchio affidabile, essendo attivo dal 1911 al 1935. Consisteva da 24 caldaie doppie, 5 normali e 3 motori tripli da cilindri e una turbina a bassa pressione per il totale di 50.000 cavalli. Lo faceva a propulsione con 3 eliche, 2 laterali, 2 laterali di 3 pale e una centrale di 4 pale, e aveva una velocità media di 21 nodi con una massima di 23,5 e una capacità di per 2.435 passeggeri. Fu varato il 20 ottobre del 1910, mentre il suo gemello, Titanic era in anticipo del 30%. L'Olympic è stato il primo della classe olimpica a essere ultimato ed è stato commissionato nel maggio del 1911. Per il suo lancio, il casco, cioè lo scafo, fu dipinto con un colore grigio chiaro per le fotografie. Poi è stato ridipinto, dopo il lancio, con un colore più scuro. Con 30 metri di lunghezza in più rispetto ai suoi rivali più vicini, la Lusitania e il Mauretania della Cunard Line, l'Olympic riprende il titolo della più grande nave al mondo ai suoi tempi. Fa il suo primo viaggio inaugurale il 14 giugno del 1911 e in questo viaggio consumò 650 tonnellate di carbone ogni 24 ore con una media di velocità di 21,7 nodi rispetto alle 1000 tonnellate di carbone ogni 24 ore che consumavano il Lusitania e il Mauretania. Il suo primo capitano fu Edward John Smith, che lo comandò dal giugno del 1911 fino al 30 marzo del 1912. E poi prendere l'ultimo comando al Titanic nelle prove di mare e il suo viaggio inaugurale. L'Olympic e il Titanic annunciarono l'era dei super transatlantici. L'Olympic era quasi lussuoso come il Titanic, ha spostato 1.400 tonnellate in meno di questo ed era di più sobrio che il suo fratello. Inoltre, il ponte di lungomare era completamente coperto, a differenza di quello del lungomare del Titanic che era chiuso del 50%, un accordo all'ultimo minuto dal suo costruttore Thomas Andrews, che diceva ai passeggeri che desiderava godere una passeggiata coperta e protetta dal vento freddo dell'Atlantico del Nord. Il 20 di settembre del 1911 l'Olimpico ebbe un incidente con una nave della guerra, il HMS Hawke, che si avvicinò troppo attratto della turbolenza generata dall'Olimpico. Ha colpito il suo scafo che aveva aperto un grande buco nella cabina di terza classe, sul lato di tribuna. Quindi ha dovuto tornare a Belfast per essere riparato. Nel gennaio del 1912 perse una pala di un'elica e ha dovuto ritornare a Belfast, ai cantieri navali di Hallam & Wolff, per essere riparato. Questo inconveniente ha causato il ritardo dell'entrata in servizio del Titanic. In quanto tale, ha dovuto rimuovere la nave dal bacino di carenaggio per riparare l'Olympic. La proiezione è durata circa un mese. Il 14 aprile del 1912, l'Olympic, sotto il comando di Albert Hallgolk, ricevette il segnale di soccorso dal suo fratello Titanic, ma era a 650 miglia di distanza e quindi non poteva aiutarlo. Dopo la tragedia del Titanic, l'Olimpica ha dovuto affrontare il compito di raccogliere le scialuppe di salvataggio del Titanic recuperate dal Carpazia, che
IA lasciate a New York. Queste stesse scialuppe fu levato il nome Titanic e messo il nome Olympic per aumentare la capacità di salvataggio. All'inizio della Prima Guerra Mondiale furono confiscate delle navi, fra uno di questi l'Olympic della Royal Navy. Fu dipinto per gli antisommergibili e servì da trasporto truppe. Il 12 maggio del 1918 riuscì a affondare sotto minio tedesco SM U-103, che aveva attaccato lanciando un siluro che sbagliò. Per verificare che ciò emergiò con l'idea di attaccare la nave con il cannone, ma il capitano dell'Olympic, Beltran Fox Hayes, riuscì a manovrare e speronare e affondare il sottomarino. Pochi minuti dopo, il sottomarino cominciò ad affondare molto velocemente e 31 persone che riuscirono a fuggire sono state raccolte dal cacciatorpediniere USS Davis. L'Olympic è sopravvissuta a 4 attacchi sottomarini, incluso quello già menzionato. Durante la Prima Guerra Mondiale trasportò 41 passeggeri e passeggeri civili e 66.000 truppe e 12.000 membri del battaglione operaio cinese. In seguito tornò a Belfast nell'agosto del 1919 per essere restaurato e tornò al servizio di linea. Nel 15 maggio del 1934 si scontrò con la nave Faro Nauticet, uccidendo 7 dei suoi 11 membri dell'equipaggio a causa della nebbia. Dopo 24 anni di servizio ha fatto l'ultimo viaggio a New York nel marzo del 1935. A causa dei suoi anni e delle sue definizioni fu ritirato dal servizio e venduto per 100.000 sterline al signor John Jerris per iniziare a essere parzialmente demoliti a Jerris, Scozia. Nell'ottobre dello stesso anno le parti dell'Olimpiche furono messe all'asta immediatamente prima della demolizione. Molte delle sue parti specialmente della prima classe si trovano presso nella White Swan Hotel a Harwich, Notterbourne, Inghilterra. Nel 2000 Celebrity Cruisers acquistò alcuni dei suoi pannelli di legno originali dell'Olympic e crearono il RMS Olympic Restaurant a bordo della sua migliore crociera, il Millennium. Ebbene, questa è la storia del transatlantico RMS Olympic. Spero che vi sia piaciuto e ti invito a guardare i miei altri video della storia di Titanic Britannic, fratelli dell'Olympic. Seguitemi su Facebook e Instagram, mettete like, iscrivetevi al canale e commentate. Arrivederci e ci vediamo al prossimo video.